una piccola realtà che da sempre rappresenta il fiore all'occhiello di San Giorgio Alliri. È la scuola paritaria dell'infanzia Sacro Cuore, fondata dall'Ente Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia e da padre Giovanni Minozzi. La struttura, che era gestita dalle suore dell'Ordine delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore e nata per ospitare gli orfani di guerra, negli ultimi anni è stata rinnovata ed ampliata. Questa scuola ospita quest'anno sono 95 bambini, di cui sono suddivisi per classi, per età, e cerchiamo di fare il meglio per questi bimbi e per le loro attività che svolgono tutti i giorni. Questa è la nostra struttura, questa è la nostra realtà. È una struttura d'eccellenza del nostro paese, un fiore all'occhiello, e siamo fieri di avere oggi qui sul nostro territorio questa bellissima struttura che ospita circa 100 bambini. Sono orgoglioso ancora di più perché anch'io ho frequentato la scuola infanzia proprio in questa struttura qualche anno fa, e sono veramente felice di vedere questa struttura crescere e formare nuovi bambini del nostro paese, e inoltre accoglie anche bambini dei paesi limitrofi, quindi vuol dire che è veramente un centro d'eccellenza. Accoglienza e solidarietà restano punti cardine del Sacro Cuore. Proprio in questi giorni è stata eseguita una donazione a favore della famiglia di una bambina della scuola d'infanzia che ha subito un intervento d'urgenza molto delicato. Una raccolta significativa, utile per dare un aiuto importante ai genitori in questi giorni, accanto alla loro piccola che dovrà sottoporsi ad una fondamentale terapia. È un fiore all'occhiello del nostro paese, perché anche in alcuni casi dove c'è bisogno di una grande sensibilità la scuola risponde sempre presente, perché in questi giorni purtroppo una bambina della nostra comunità ha subito degli interventi chirurgici a causa di una malattia, e la cittadinanza, a seguito del nostro appello, si è attivata con grande sensibilità verso questo tema, e proprio la scuola dell'infanzia e Sacro Cuore si è attivata in prima persona per raccogliere i fondi per sostenere questa bambina. Quindi io continuo a chiedere a tutta la cittadinanza di sostenere in questo momento questa famiglia che ha bisogno del nostro aiuto. Piacevole sorpresa degli ultimi giorni, la visita di Donato Rivieccio, noto cantautore di Cassino che tra canti e stornelli ha regalato ai bambini qualche ora di gioia e svago. Siamo venuti qua e praticamente i bambini, istruiti dalle maestre favolose, hanno dato una lezione di musica a me, perché la conoscevano meglio di me. L'emozione è stata immensa, perché ti viene da piangere e ridere nello stesso tempo, ridere per la contentezza di vedere questi bambini così attivi, così reattivi alle stimolazioni delle maestre, e tutti belli, in salute, tutti, c'è da piangere e da ridere, da piangere per la commozione e da ridere perché si è contenti davanti a queste realtà così nette e positive.